Investire, secondo Wikipedia, significa che investimento si intende l'attività finanziaria di un soggetto economico, detto investitore, atta all'incremento dei beni capitali mediante l'acquisizione o creazione di nuove risorse da usare nel processo produttivo al fine ultimo di ottenere un maggior profitto futuro, incrementare la propria soddisfazione personale. In Italia, purtroppo, quando si parla di investimento, si tende a fare associazione mentale ad una persona che specula soltanto, non si occupa del lato etico e che sfrutta le persone. In realtà non è assolutamente così. Si può fare un investimento sia green sotto il punto di vista ambientale, quindi investire in progetti che sosterranno l'ambiente, quindi costruzioni di edilizia nuova a bassissimo impatto ambientale, oppure investire in aziende che a sua volta investono in cause umanitarie. Prendiamo ad esempio Starbucks, GoPro e così tante, potremmo dire, di tante altre aziende. Ma esattamente cosa significa investire? Dov'è il guadagno nell'investimento? Che rischi comporta? Allora, l'investimento esattamente è prestare i propri soldi, quindi il proprio capitale, ad altre persone o ad altre società nella speranza di vederlo rientrare dopo un certo ammontare di tempo prefissato ad un incrementato di una certa percentuale. Questa percentuale viene calcolata tramite dei tassi di interesse. Ovviamente il tasso di interesse è calcolato in percentuale, quindi questo significa un numero che va da 1 a 100. Un interesse con un tasso pari a 1 significa che è un interesse a basso rischio, quindi significa che molto probabilmente vedremo i nostri soldi rientrare aumentati di una piccolissima percentuale. Dall'altra parte, un investimento con un tasso di interesse al 20-30% significa avere poche probabilità di vedere rientrare il nostro capitale. Quindi il rischio maggiore e peggiore che possiamo avere è quello di non vedere più rientrare il nostro capitale. Dall'altra parte, tutti vorremmo investire in tassi di interesse più alto perché ci porterebbero sicuramente a un guadagno infinitamente maggiore. Quindi il guadagno abbiamo detto che sta nell'interesse, l'interesse a sua volta misura il rischio di perdere il proprio capitale e il capitale è la parte iniziale. Quindi l'obiettivo di un investitore, secondo me, è quello di aumentare a sua volta sempre di più la mole di investimenti che fa, senza andare a erodere un'alta percentuale del suo capitale totale, del suo patrimonio. Aumentando sempre di più la percentuale di investimento e andando a reinvestire a sua volta i guadagni che otteniamo, andremo innanzitutto a sfruttare il concetto dell'interesse composito, che spiegherò più avanti in un prossimo video, sia ad aumentare con questi nuovi investimenti il nostro flusso di cassa verso di noi. Quindi andremo ad aumentare mese dopo mese i guadagni Un aumento sempre di più di questi guadagni, che possiamo considerare entrata passiva, in quanto per entrata passiva andiamo a definire quell'entrata che non ci richiede particolare tempo e che non è il nostro lavoro, o che sono fonti di reddito automatiche, cioè ci sono lo stesso nel tempo anziché dedicarci altro tempo. Quindi aumentando queste entrate passive riusciremo a costruirci dei veri e propri secondi o terzi stipendi. Quindi potremmo, se riusciamo a lavorare in un modo corretto, senza andare su interessi altissimi, stando su investimenti mediamente sicuri, riusciremo a portarci un'entrata passiva molto alta. Questo comporterà ad essere finanziariamente liberi. Ma esattamente cosa significa essere finanziariamente liberi? Finanziariamente liberi significa, finanziariamente liberi vuol dire avere fonti di reddito automatiche, quindi reddito passivo, in grado di sostenere il proprio tenore di vita senza necessità. Quindi non dover più avere un reddito derivante dalla propria attività lavorativa o professionale per poter vivere. Quindi il concetto significa che se noi aumentiamo moltissimo il nostro livello di investimenti, abbiamo sempre di più un'entrata passiva, questa entrata passiva diventerà molto grande, tale che potremo lasciare il nostro lavoro per vivere in un certo senso di rendita. La libertà finanziaria non è semplice da raggiungere, ci vogliono anni e anni di investimenti, si parla di grosse cifre, anche perché dovremo avere poi ovviamente grossi ritorni. Quindi, ricapitolando, per investimento andiamo a intendere dare il nostro capitale a persone barra società che lo sfrutteranno a loro volta per processi produttivi e lo vedremo rientrare in un certo periodo aumentato secondo dei tassi di interesse calcolati sulla base del rischio. Investimenti sempre maggiori portano all'entrata passiva, l'entrata passiva porta alla libertà finanziaria, ovvero non dover più lavorare. Quindi, questo è stato il secondo video del canale. Grazie a tutti quanti per l'attenzione, ci vediamo in un prossimo video. Grazie e ciao!